Sto già meglio, guardi. Mi ha rimesso il piede nuovo. Massaggi, manicure, pedicure e cura del viso, insomma una giornata all'insegna delle coccole e del benessere alla casa di riposo Fossombroni, che per il terzo anno consecutivo ha deciso di ospitare il progetto di alternanza scuola-lavoro Nonni in Bellezza. Sto parlando di cura della propria persona e quindi è ovvio che è importante per chi è qui e appunto chi non può anche nemmeno più uscire sentirsi comunque gratificato. La cura del proprio corpo è poi a riflessi nella psicologia, quindi nella qualità del benessere psicofisico. A prendersi cura degli anziani ospiti le ragazze del percorso di studi operatore del benessere ed estetica dell'Istituto Margaritone Vasari. Qui provano, diciamo, a fare tutti i trattamenti di base per gli ospiti, quindi fanno le mani, fanno i piedi, addirittura ci sono anche tanti ospiti di sesso maschile che si fanno fare la manicure, che si fanno fare massaggio ai piedi, massaggio alle mani, massaggio al viso. Le signore invece richiedono smalti colorati, maschere al viso e creme idratanti, i baffetti, le sopracciglia. Quindi a volte chiedono anche di essere truccate, quindi diciamo che riportiamo un po' di quello che è il mondo esterno all'interno di questa struttura, insomma, quindi sia a livello di vitalità, perché le ragazze portano sicuramente tanta vitalità, che a livello anche di cura di sé, dedicarsi un'oretta di tempo ogni tanto. Per una mattina al mese fino al termine dell'anno scolastico, così circa 50 studentesse di seconda e di terza si mettono alla prova in speciali trattamenti di benessere e bellezza rivolti agli anziani. Molto bella, perché alla fine si vede il lavoro che si è fatto e si è soddisfatti anche di se stessi. Al valore formativo e professionale del progetto si aggiunge poi anche la possibilità di un incontro intergenerazionale, un'occasione così di confronto e dialogo tra giovani e anziani. Qui è un momento esclusivo nel quale si prendono cura di loro, li ascoltano e quindi si portano a casa a livello emotivo un'esperienza che per loro è nuova. Motivo per il quale poi richiedono spesso di tornare. Ci fanno passare un po' di malinconia e poi sono tanto gentili che, insomma, è bello.